Lenço tutte, lenço tutte, lenço tutte, vincerò. Signor Pasquale Di Ghella, si concentri. È pronto? Possiamo partire per le domande perché da queste domande dipenderà la sua sorte e il suo futuro. Il consigliere comunale Paolo Saglimbeni quante volte ha cambiato partito nell'arco degli ultimi 10 anni? Risposta A, 8 volte. Risposta B, 5,3 volte perché pare che alcune volte abbia un po' tentennato e poi alla fine sia rimasto. C, non sappiamo perché ci sono ancora 2 mesi prima della fine del mandato e tutto potrebbe ancora succedere. È pronto? 10 secondi da adesso. Ma ho diritto a un aiutino? Pasquale Di Ghella, Alessandro Ghezza mi ha detto che sei raccomandato, io voglio aiutarti per un aiutino, tempo stretto anche in esclusiva ai lettori di Tempo Stretto, ora offre un singolare e unico documentario, ovvero l'intervista in esclusiva con la maestra delle scuole elementari di Paolo Saglimbeni, che ci racconta che sin da bambino, sin dalla quarta elementare, Paolo Saglimbeni amava cambiare ogni settimana banco, tant'è vero che invece che Saglimbeni avevano chiamato Paolo Saglimbanco. La risposta esatta è la risposta C. Lo sapevo, lo sapevo. Vi sentite preparati per essere eletti al comune? Noi vi mettiamo alla prova dall'11 aprile Election League, un torneo ad 8 squadre ad eliminazione diretta in esclusiva su Tempo Stretto. Ne rimarrà soltanto una.